Allora, questi sono video che abbiamo fatto nel 2017 in un carcere femminile di Oaxaca, che hanno come scopo sensibilizzare e far conoscere le storie di vita delle donne che si coinvolgono nel traffico di droga, no? Quelle che vengono chiamate mulas. E mule, come, sì, come animali da soma, fondamentalmente. Quando ho cominciato a fare ricerca in carcere nel 2005-2006, nel carcere femminile, tutte le donne con cui parlavo, o la gran maggioranza, era in prigione per delitti di droga che coinvolgevano pochissime quantità di sostanze e avevano pene fra i 10 e i 15 anni di carcere. Ed erano tutte donne in queste condizioni, poverissime, ragazze madri, tutte con storie di violenza alle spalle, spesso anche violenza sessuale, e che dovevano essere madre e padre allo stesso tempo, quindi avere tempo da star per stare con i figli, ma allo stesso tempo mettere da mangiare sul tavolo. E il modo più facile era quello di essere agganciate in queste reti criminali che li usava come oggetti umani, fondamentalmente come contenitori. Quindi o portavano droga in carcere o attraverso il Messico e in altri paesi. Però la pena minima ai tempi era di 10 anni e se introducevano la droga in un'altra prigione la pena minima era di 15 anni e se li facevano tutti. Non c'era diritto a uno sconto della pena. Rompendo la suona del silenzio è il primo libro che ho scritto nel 2005 e sono storie di mogli di uomini prigionieri in questo carcere di massima sicurezza. In quel caso, diciamo, tutte le donne che ho intervistato erano mogli di o poliziotti corrotti o trafficanti, sicari, tutti coinvolti nei cartelli della droga, insomma. E Lo segreto Selma Loya racconta la storia di una donna che è stata prigioniera in questo carcere di massima sicurezza, che oggi si chiama El Altiplano, famoso perché da lì è scappato il Chapo un paio di volte, mi sembra, e dove sono state recluse in modo totalmente illegale delle donne, fra cui lei, fra il 98 e il 2001. Le altre prigioniere erano tutte imparentate con un sequestratore molto famoso. Quindi erano donne che erano considerate pericolose per i loro legami sentimentali e di famiglia. Ho pubblicato in tutto, includendo libri e studi, e una dozzina di lavori. Quindi li lavoro, qui convivo con mio figlio, quando ci guardiamo un film o quando guardiamo le carte Pokémon, lì si cucina e poi un altro spazio importante è la biblioteca tana di mio figlio, dove appunto leggiamo libri. Questo spazio pieno di armi, cuscini, peluche, è un po' come la sua tana, appunto, sì. Quindi anche questo è molto usato. Jacopo è in questo momento a Morelos, però è dal papà, insomma. Però oggi è andato con gli amici a festeggiare un compleanno. Allora, io ho lasciato l'Italia nel 1999, finita la maturità, mi sono trasferita in Inghilterra dove ho fatto un corso di laurea in studi dello sviluppo. Durante il corso di laurea sono venuta per un semestre in Messico come studentessa. E mi è piaciuto molto, sono rimasta molto colpita dal paese, dalla gente, da quello che ho vissuto e quindi poi sono tornata per studiare una maestria nel 2003 e dal 2003 vivo qui in pianta stabile. Io credo che il Messico sia un paese estremamente generoso e che forse non sarei riuscita a costruire questo cammino professionale, personale in un contesto europeo, magari più rigido, no? È un paese sempre in costruzione, quindi magari mentre in un contesto più europeo occidentale ci sono delle istituzioni, delle politiche e l'accademia non è necessariamente in dialogo con i policy makers, no? Invece qui, e insomma in America Latina, l'accademia, soprattutto quella delle università pubbliche, ha un contatto diretto con le istituzioni e quindi non solo si accetta, ma ci si aspetta che dall'ambito accademico arrivino proposte, progetti, prospettive, eccetera. Mi piacerebbe invecchiare in Italia, perché penso che la città del Messico sia un po' più, come tutte le grandi città, più dura, no? E però ecco, dai 70-75 in poi.